sì, è proprio lei, finalmente riesco a vederla anch'io dal vivo, la nuova Porsche 911 versione 992, per cui ottava generazione di una delle icone dell'automobilismo. Già in foto mi aveva convinto, soprattutto il frontale con questo nuovo gruppo ottico, nuovo nel senso in termini magari di tecnologia e di design, rimane fedelissimo alla forma, alla morfologia che negli anni hanno fatto la fortuna di questo modello. Disponibile in versione Carrera 4S e Carrera S, per adesso arriveranno poi anche tutte le altre della gamma. L'allargamento dei fianchi, devo dire, mi convince, delle carreggiate sia all'anteriore che al posteriore mi convince, presenza più muscolosa, linea classica direi intramontabile, è incredibile come quest'auto riesca a mantenere lo stile ovvio, ma anche la personalità, nonostante appunto per chi la guarda con occhi non da appassionatissimo, possiamo dire da appassionato del marchio, sia sempre uguale. Anche il posteriore, l'unica cosa forse che non mi convince, sono le uniche due cose che non mi convincono, forse sono la striscia LED che congiunge i due fari posteriori e le maniglie che sono su questa versione a scomparsa, tendono a far a conferire alla vettura un look un pochino più slick, ma le maniglie a me personalmente piacciono molto sulle vetture, vederle in maniera più fisica. Posteriore anche, anche qui vediamo l'allargamento delle carreggiate che è notevole, abbiamo questa doppia coppia di terminali di scarico. A me piace più la versione monoterminale, che secondo me è un po' un tributo alla 959, vedremo, ditemi se anche secondo voi è così. Nel frattempo vi faccio vedere anche la novità che c'è qui a Ginevra 2019, ovvero la variante Cabrio. Eccola qua, 992, anche questa in versione 4S, saranno disponibili per adesso le Carrera S e Carrera 4S, non ci sono troppe differenze rispetto alla versione coupé, ovviamente c'è un aumento di peso dovuto alla necessità di mantenere, di ripristinare i valori di rigidità torsionale del telaio. Lo sappiamo, non siamo di fronte a una monoscocca in fibra di carbonio, quindi in questo caso ci vogliono elementi di rinforzo anche per la sicurezza. Molto bella questa configurazione in questo colore molto profondo, bellissima l'accoppiata con i dischi in carboceramica, presenza che viene delineata, sottolineata dalle pinze di colore giallo. E poi c'è questo posteriore che, come vedete, è molto molto pieno, possiamo dire, ma non è assolutamente un'offesa, anzi l'auto sembra ancora più muscolosa. Questa è la doppia coppia di terminali di cui vi parlavo, sotto ci sono gli stessi motori, per cui il 6 cilindri boxer ormai intramontabile, potenza di 450 cavalli e 530 Nm di coppia, valori di accelerazione che si alzano di poco rispetto alla versione coupé, giusto appunto per la differenza in termini di peso, si parla di 3 secondi e 9 per la Carrera S, ci vuole un pochino di meno con la 4S, siamo sui 3,8 secondi, comunque visto la trazione integrale, ma anche qui poi bisogna fare i conti con un aumento del peso. Velocità massima di 306 km orari, davvero niente male. E le altre novità ovviamente sono il cambio a doppia frizione, a 8 rapporti, il PDK che è già provvisto, è già diciamo in qualche modo pronto per adottare uno schema, per l'adozione dello schema ibrido, che magari arriverà un po' più avanti, magari quando la tecnologia delle batterie progredirà ulteriormente. Altre grosse novità appunto sono la presenza della cappotta in tela che riesce ad alzarsi, ad aprirsi e a chiudersi in 12 secondi fino a una velocità massima di 50 km orari. Anche per lei poi c'è tutto il lavoro di restyling per gli interni, che prevedono il nuovo sistema di infotainment. È molto bella la presenza ancora analogica del contagiri al centro, purtroppo hanno tolto la leva del cambio sequenziale, non posso più fare le cambiate da hooligan che mi piacciono tanto, va bene, problema mio, devo dire che ci siamo molto in termini estetici, non mi dispiace, sarei molto curioso di provarla anche per assaggiare le novità appunto tecniche, soprattutto le quattro ruote sterzanti che a detta di molti sono un po' una sorta di
vera e propria rivoluzione in termini di guida, anche per la carriera quattro ruote sterzanti che sono state introdotte con la 918 Spider, se non vado errato, e poi sono state passate alla Panamera, alla GT3, GT3 RS, e ora sono arrivate anche sulla 911. Detto questo, allora fatemi sapere che cosa ne pensate del nuovo modello in versione a cielo aperto della casa di Zuffenhausen. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!